Fa tappa a Varese il roadshow di Fili, intervento di rigenerazione urbana ed extraurbana che toccherà Milano e il Basso Varesotto. Fino al 13 ottobre, presso lo stand allestito in piazza Montegrappa, i cittadini potranno conoscere i dettagli del progetto che prevede la creazione di una superstrada ciclabile tra la stazione di Milano Cadorna e l'aeroporto di Malpensa. È un progetto per unire questi territori in maniera sostenibile, 54 km di pista ciclopedonale, ma soprattutto la dislocazione di una quantità infinita di alberi oltre alla foresta sintetica che si realizzerà invece a Cadorna. Insomma, un nuovo modo per sostenere i nostri territori, per ripensare i nostri territori. Una nuova antropizzazione vuol dire una nuova Milano-Malpensa e una nuova Lombardia di conseguenza. Oltre alla ciclabile, previsti altri interventi di riqualificazione. In provincia di Varese il progetto riguarderà l'area della stazione nord di Busto Arsizio, con opere per 26 milioni di euro, e la riorganizzazione del polo di Saronno. L'obiettivo è essere pronti per la vetrina olimpica di Milano Cortina. L'orizzonte temporale è il 2026. Sì, per tutti i 6 progetti di Fili è il 2026-2028, ma per le Olimpiadi ci sarà tanto da vedere. Nello stand Fili si può provare una bicicletta che consente di percorrere virtualmente la futura ciclabile. Nei comuni coinvolti saranno piantumati 41.000 ettari, pari ad una dimensione maggiore del lago di Garda. Ambiente e sviluppo, ambiente e impresa, ambiente ed economia oggi devono essere sempre di più alleati. Questa è la chiave con cui possiamo affrontare la sfida della sostenibilità in modo vincente, altrimenti l'ambientalismo fatto di slogan, di divieti, di no a tutto, di ideologia al grado estremo, ottiene l'effetto contrario, fa male sia all'ambiente che allo sviluppo economico.